Eccoci nel tunnel che porta al campo di Marassi. Allora, buon pomeriggio per Genoa Cesena, ultima giornata di campionato. Saluto di Riccardo Trevisani e di Stefano Nava. Jimenez ancora, Gorobson in verticale per Bogdani che trova una traccia interna interessante. Bogdani corpo a corpo con Criscito. Bogdani! Ecco il primo intervento di Perin nel vuoto di Marassi. Floro Flores è in posizione regolare, può calciare con il destro. Calderoni respinge ancora. Floro Flores! Da posizione impossibile trova un grande gol, quello dell'1-0. Tutti in festa a Marassi, Genova è già avanti con Antonio Floro Flores. Una posizione regolare. E andiamo a vedere tutto, perché la respinta è stata valida di Calderoni. Ma guardate la difficoltà con l'esterno collo, è andata a pescare l'incrocio di pali opposto. Di una bellezza straordinaria. Rubambè, il pallone in Genoa che può andare all'uno contro uno con Palacio, punta della Fiore, Palacio in area di rigore, Palacio fino in fondo, Palacio la mette in mezzo per Floro Flores e la palla entra, il raddoppio del Genoa, l'assist di Palacio, il 2-0 ancora di Floro Flores. La difesa del Cesena si è fatta trovare disequilibrata, soprattutto sulla versante di destra, e poi ha ritrovato solidità centrale su Floro Flores, è stata lentissima ad andare a pescare questo pallone che avanzava sulla linea di porta. Arriva il cross di Lauro, Criscito chiude la diagonale, poi al volo Caserta, Perin fa impazzire Marassi con un grande intervento. Avanza Milanetto, raramente ha avuto questa libertà nel corso del campionato. Qui la palla per Palacio che è in posizione regolare davanti a Calderoni, Palacio lo salta, Palacio a porta vuota, entra in porta col pallone Rodrigo Palacio, 3-0 per il Genoa a fine primo tempo. Palacio è andato a raccogliere questo suggerimento sapiente di Floro Flores e ha lasciato sul posto Calderoni, nulla da fare per lui, è il 3-0. Va Giaccherini, cerca ancora dentro Bogdani, è uscito Perin e ha fatto calcio di rigore nettissimo stavolta, senza paura sì, ma qui il pallone non l'ha proprio toccato. Bogdani con il destro, botta centrale e gol dell'1-3 per il Cesena che prova a rientrare in partita. Milanetto per Palacio, al volo verso Floro Flores, bravo e fortunato, va dentro Palacio che è in posizione regolare, servito da Floro Flores, controllo e destro! Criscito dalla distanza, Calderoni ancora con un grande, grande intervento. Ma lunga attenzione che Jimenez andò dentro in posizione regolare, Jimenez fino in fondo, la riapre a 5 dalla fine il Cesena col gol del Mago che fa 2-3. Finisce qui il campionato di Genoa e Cesena, finisce con una vittoria di rossoblù per 3-2, ma per come si era messa il Genoa ha fatto anche una buonissima figura, ma il Cesena non ha demeritato nel secondo tempo. Ringrazio tutti, cioè la società che veramente immensamente per la possibilità che mi ha dato di esprimermi, sono veramente contento e non potevo chiedere di più.